Tour operator in visita questa mattina nel Golfo di Policastro per testare il comprensorio prima di partecipare da domani alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Pestumo. L'iniziativa, fortemente voluta dal presidente del Parco del Cilento, Amilcare Troiano, ha dato un primo saggio dell'itinerario che verrà proposto agli operatori turistici durante i giorni della manifestazione. La delegazione di oggi è partita da Palinuro, dove alle bellezze naturali della cittadina ha fatto seguito la visita all'antiquarium, posto a strapiombo su una parete di roccia, dove si conserva la più grande colonia della famosa Primula Palinuri. Ammirate le ceramiche e i suppellettili di ossidiana di circa 6.000 anni fa, i tour operator si sono spostati a Rocca Gloriosa per la visita ai due antiquarium che raccolgono i reperti, orificerie e bronzi rinvenuti nel complesso abitativo e nella locale Necropoli. Terminata la visita all'interno della chiesetta cinquecentesca, la rappresentanza ha fatto tappa a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro, paesino eletto dal pittore spagnolo José Ortega, allievo ed amico di Picasso, per fissarvi la propria dimora. A fine percorso i tour operator sono sembrati sensibili ai siti di pregio archeologico e culturali presenti sul territorio, ma per avere conferma di ciò sarà necessario attendere la fine delle contrattazioni alla Borsa Archeologica di Pestum.